Siamo con Sabrina e Rossana, due grandi tifose granata, peraltro all'interno del The Park, proprio il pub di fronte la Coppa, e volevo chiedervi intanto le vostre emozioni per seguire il Toro qui ad Anfield. Ma diciamo che per me seguire il Toro è sempre un'emozione, visto che lo seguo da quando sono piccolissima e questa cosa ormai è da generazione in generazione, quindi per me il Toro è la mia vita. È un'emozione grandissima stare qua e tutte le volte che gioca il Toro comunque è sempre un'emozione. Quindi non è, fate spesso trasferte? Sempre. Anche tu sempre trasferte? Assolutamente sì, in gruppo, grande emozione essere qui, la preparazione, il volo, il viaggio e tutto, il pensare a come raggiungere lo stadio, guardare, poi questo stadio è bellissimo, per cui quando ricapita... Beh, la speranza è quella magari, di rivedere il Torino presto, magari affrontare queste partite. Si spera. Speriamo, noi siamo fiduciose. Si spera perché da tifosa del Toro è normale che speriamo questo. Anche perché soltanto pochi anni fa era arrivata una splendida vittoria come quella di Bilbao. E magari si ripetesse una splendida vittoria come Bilbao, una bellissima esperienza. Noi ci speriamo, siamo qui anche per questa amichevole. Speriamo che sia una bella partita come tutte quelle che riguarda il Toro. L'ultima cosa, qual è la follia più grande che avete fatto per seguire il Toro? Mamma mia, ne abbiamo fatte veramente tante. Prendere il volo all'ultimo minuto pensando di non riuscire a prenderlo, di saltare al volo su un volo diretto a Cagliari. Io, è vero. Correre come io, se posso ricordare, se posso dire l'esperienza di 2 anni fa a Lisbona mi ha segnato veramente tanto, per me è stata un'emozione grandissima entrare nello stadio dove il Toro ha giocato l'ultima partita, dove il grande Torino ha giocato l'ultima partita. Questa è un'emozione che me la porterò dentro per tutta la vita. Grazie mille. Grazie a te.